Ciao raggi di sole, ieri ho fatto il video dell'asta, ho finito di montarlo veramente tardissimo. La questione di CR7 l'abbiamo risolta stamattina e resta svincolato fino a febbraio, praticamente gennaio, febbraio praticamente. Quello di cui volevo parlare oggi è una cosa che sto imparando con questi video, e cioè dell'apprezzare le piccole cose di tutti i giorni, perché facendo video tutti i giorni impari ad apprezzare anche le cose più piccole. Come mi ricordo, una delle prime riprese c'era questa piantina che veniva fuori dal cemento. Qua c'ho Febo, quindi ehi, se avete degli animali dovete apprezzarli tutti i giorni, perché da un momento all'altro possono scappare, possono portarveli via, possono non esserci più, possono prendersi una malattia e sparire nel giro di pochi giorni. Quindi le piccole cose sono quelle più importanti, e prima non me ne rendevo conto e sto cominciando a farlo adesso. Se avete un lavoro e pensate che sia una rottura di scatole che vi pesa, apprezzate il fatto di avere un lavoro. Se avete un esame, apprezzate il fatto che state studiando, perché c'è gente che non ha un lavoro, c'è gente che non può studiare. Apprezzare le piccole cose, perché sono quelle che dopo vi mancheranno di più quando non ci saranno. Non si possono fare grandi cose tutti i giorni. Anche una passeggiata col cane, un momento per rilassarsi, per liberare un po' la testa. Sono le cose di cui per certi versi scrivevano anche i poeti, no? Sono un sacco di poesie sulle piccole cose che sono quelle più importanti. Se avete delle persone a cui tenete, stateci insieme, perché poi basta un niente per rovinare un'amicizia, per rovinare una relazione. O perché, ma o se sono persone anziane, basta un niente che non ci siano più. Purtroppo siamo fatti così, nel senso che non ci rendiamo conto che le cose più importanti sono alla fine le cose più piccole. C'è la scena di Will Hunting con Robin Williams, che è fantastica, non so se l'abbiate mai vista, ve la lascio in descrizione. Scusate se il video di oggi era un po' diverso dal solito, ma i primi giorni era particolare perché avevo cominciato questa cosa nuova, avevo un'energia diversa. E adesso invece ho capito che non si possono fare appunto cose importanti, cose grandi tutti i giorni, e che la bellezza sta proprio nelle cose piccole e che bisogna apprezzare quelle. E noi ci vediamo domani con un altro video.